Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eccoci. Proprio così Tiziana, sono molto contenta che Elena Ferraro sia con noi. Elena Ferraro è un'imprenditrice sul ramo della sanità, è un'imprenditrice che ha detto no al clan Messina Denaro e che adesso da 10 anni vive sotto tutela dello Stato, ha quindi una protezione. Ma io farei raccontare questa storia direttamente dalla protagonista. Qual è la storia che insomma ti ha portato a questo, alla tutela dello Stato, ma anche a dire di no alla mafia? Sì, buonasera a tutti, grazie per l'opportunità. Allora, io sono un imprenditore di Castelvetrano, opero nel quartiere proprio di Matteo Messina Denaro, la mia struttura si trova proprio adiacente alla casa di Matteo Messina Denaro. Un giorno ricevo nel 2013 la visita di una persona che si qualifica dicendo buongiorno, sono Messina Denaro, proprio omettendo il nome di battesimo volutamente. A Castelvetrano sappiamo cosa vuol dire presentarsi con questo cognome imponente. Lui si presentò dicendo che dovevo, quasi mi impose, ecco, di accettare un affare particolare, complicato, complesso, che riassunto è praticamente la mia struttura doveva diventare una lavatrice che doveva ripulire del denaro sporco proveniente ovviamente da operazioni illecite. Avrei dovuto riconsegnare questo denaro ripulito a questa persona e sarebbe servito per mantenere le famiglie, intanto in primis la latitanza di Matteo Messina Denaro e poi per mantenere le famiglie dei carcerati. Il compito di Mario Messina. Il compito di Mario Messina Denaro, che poi era il cugino di Matteo Messina Denaro, era proprio questo. Lui era deputato a raccogliere queste somme per mantenere le famiglie dei carcerati. Lei ha detto di no e ha denunciato l'accaduto, questo tentativo, insomma, da parte di Mario Messina Denaro, e da quel momento vive sotto scorta? Immediatamente io denunciai subito, mi recai presso gli uffici della squadra mobile appunto per raccontare tutto quello che era successo in quel momento, e subito dopo, alcuni mesi dopo, ci furono degli arresti, l'operazione Eden, nella quale vennero tratti in arresto 30 persone, tra cui la sorella di Matteo Messina Denaro, un cugino e ovviamente il mio estortore. Se lei avesse detto sì, come sarebbe cambiata la sua vita? Allora, lui in realtà mi disse che se io avessi accettato sarei diventata la regina della sanità trapanese. Io non sono oggi la regina della sanità trapanese, sono semplicemente un imprenditore onesto che ha compiuto il proprio dovere. Infatti vorrei che non passasse il messaggio, come insomma in questo periodo molti mi chiamano l'eroina, la donna coraggiosa. Io sono semplicemente una persona, un imprenditore normale che ha semplicemente compiuto il proprio dovere, quindi chiaro, non ho fatto nulla di eccezionale. Intanto perché ho voluto seguire i dettami della mia coscienza in primis, ma anche nell'interesse e nella tutela dei lavoratori in secondo luogo. Quindi senta Elena, ripeto, ma quindi il punto era che le avrebbero garantito un sacco di soldi, ed è poi la ragione per cui molti si lasciano convincere, è così? Assolutamente sì, sì, sì. No, ma dopo sì, però che... sì, sì, lui mi disse, a parte che sarei diventata la regina della sanità, mi disse tutte le porte le si apriranno, tutto certo, quello che chiede avrà. Quindi lei lo sapeva che Matteo Messina Denaro, cioè diciamo, girava voce che potesse essere a Campobello di Mazara? Negli ultimi anni sì, girava voce che potesse essere tra Campobello, Castelvetrano, comunque la Valle del Belice, girava voce anche che fosse malato, quindi era una notizia ovviamente che è un chiacchiericcio di paese che sentivamo tutti. Ma si fermi solo un attimo, prego. No, Sandro. Volevo solo capire, dopo le denunce, cosa è successo, cioè ha potuto proseguire la sua attività? Gli arresti e lei continua arresti, sì, lei continua la sua attività imprenditoriale. Sì. Questo è importante dirlo, no? Perché sennò sembra che uno poi, nel momento in cui fa la denuncia, finisce di vivere. No, lei vive sotto scorta, perché gentilmente, cioè, diciamo, questa cosa ha comunque modificato la sua esistenza. Sì. E però contemporaneamente continua a fare il suo lavoro, allora, e ha la sua impresa e lavora nella sanità. Perché poi, come sappiamo, qui vorrei sentire anche Claudio Fava, la mafia e la sanità, diciamo, sembra un connubio dal quale è difficile liberarsi di questo legame. Non so se Claudio Fava ha una domanda per la nostra imprenditrice. No, un apprezzamento, non solo per quello che ha fatto, ma anche per questo suo per il tono, bisogno di sottrarsi sì, a facili etichette,
non si tratta di scegliere tra la complicità e l'eroismo, si tratta di scegliere tra la complicità e la normalità. E nella normalità c'è dignità, non c'è eroismo. Questo riguarda gli imprenditori, riguarda i giornalisti, riguarda la funzione della politica, gli amministratori. Bisogna trovare la forza per questa dignità. Naturalmente bisogna avere anche uno Stato con delle leggi che ti rendono possibile sentirti degno delle tue scelte, che ti tutelano e ti proteggono. Credo che oggi queste leggi in Italia ci siano. Credo che l'Italia in questo senso abbia tra le leggi migliori costruite nell'arco di 30 anni, anche sulle nostre sofferenze, sulle nostre sconfitte, anche leggi che sono in condizione di tutelare e di garantire. Dovremmo provare forse a semplificarne l'uso, l'accesso. Se penso ai beni confiscati, penso anche al fatto che noi facciamo bene a utilizzare nel modo più opportuno e più severo la legge Rognoni La Torre. È anche vero che su 1200 imprese sequestrate c'è un tasso di mortalità che va oltre il 90%, per cui c'è anche da capire come, per esempio, alla confisca, noi dopo la confisca riusciamo a costruire un percorso che torni a valorizzare, rimettere sul mercato l'impresa che abbiamo riconquistato la legalità. E non è sempre molto facile. Allora, fatemi salutare e ringraziare Elena Ferraro. Davvero grazie per essersi collegata con noi. Io credo che grazie la sua voi. Testimonianza sia importante. E quindi ci faceva piacere che fosse con noi. Ti chiedo...